Andremo a percorrere la SS51, ovvero la statale di Alemagna, una secondo me delle strade più belle d'Italia, e inizia proprio a due passi da Conegliano. A San Vendemiano c'è il chilometro zero e poi ci porterà fino a Dobbiaco per oltre 130 km circa di strada, strada che è in mezzo alle Dolomiti. Quindi partiamo subito. Giulietta, sei pronta? Ed eccoci qua al chilometro zero della SS51, ovvero la statale d'Alemagna, che è questa strada davvero fantastica che ci porta, come vedete dal cartello qui a destra, prima a Cortina d'Ampezzo, ma poi chiaramente proseguendo fino a Dobbiaco. Questo primo pezzo, diciamo almeno fino a Vittorio Veneto, non è che sia tutta sta grande strada, abbastanza dritta. Ci sono alcuni pezzi belli, ma diciamo il vero divertimento è appunto da quando siamo nel Cadore, a tutti gli effetti. Lì sì che noi motociclisti ci divertiamo. Oggi sembra essere una giornata fantastica, davvero primavera. Per ora ci sono 11 gradi, ma saliranno, meglio scenderanno, perché noi saliremo di altitudine. Però comunque dovrebbe essere una bella giornata, speriamo. E quasi dimenticavo, in realtà questo tratto, che davvero è noioso, si può in realtà evitare percorrendo l'A27, che è proprio questo ponte qua, che in realtà raggiunge Belluno, ma in realtà è proprio Longarone, da cui poi ci si ricollega nella SS51. E sicuramente da chi viene lontano e va appunto solo per vedere le Dolomiti è sicuramente la scelta giusta. Io oggi volevo, cioè come dire, la challenge, ecco, che ho, è di fare proprio tutta la SS51 dal chilometro zero al chilometro conclusivo, che se non sbaglio sono 137, una cosa del genere. Quindi ecco, tu sicuramente puoi saltarti qualcosina. E qua dal chilometro 27 della SS51 ci si ritrova proprio a due passi dal lago di Santa Croce, e oggi, dato che è una giornata davvero stupenda, c'è ancora un po' di neve sulla cima delle montagne, e quindi davvero i colori sono pazzeschi. Il lago oggi è azzurrissimo, qua c'è sempre molto vento, infatti un po' si sente. Il lago quindi assume questo colore davvero azzurro, un po' leggermente increspato, e dietro quelle montagne, mamma mia, già iniziamo bene. Qui siamo a Longarone, che potrebbe essere già una delle prime tappe interessanti di questa gita. Noi oggi le faremo a martello questi chilometri, quindi non ci fermeremo se non per qualche pausa fisiologica. Ma è tristemente, purtroppo, Longarone è famosa per la strage della diga del Vajon. Diga del Vajon che adesso apparirà alla nostra destra, proprio in mezzo a quella valle. E quella che abbiamo davanti a noi è il Cadore vero e proprio, su cui si estende tutta questa bellissima regione. E infatti proprio qua abbiamo Pieve di Cadore, il primo paese, Dolomiti, città di Tiziano, tra l'altro. Dai, che spettacolo, che bello. E iniziamo subito con questo bel ponticciattolo, che penso sia quello della ferrovia, forse, non so, o solo pedonale. Porta delle Dolomiti, lo so, cavolo, che è la Porta delle Dolomiti. Sono venuto apposta. Cioè, pensare di guidare la moto e guidare la moto poi sotto queste cime innevate, oddio, qua siamo fermi, è qualcosa che davvero lascia sempre a bocca aperta. E queste veramente sono delle terrazze magnifiche. Che bellezza di giornata, felicissimo. Chilometro 79, quindi siamo già praticamente più della metà. Dai, quanto cavolo sono belle queste Dolomiti. Il bello di questa strada è davvero quanto è tenuta bene, larga, cioè è sicura, è una strada tutto sommato che si può percorrere senza troppe preoccupazioni, quindi per me è davvero stupenda. Come ti dicevo, siamo sotto le Dolomiti, sotto esattamente. Guardi a sinistra, guardi a destra, ovunque guardi c'è davvero da impazzire. E questo è proprio il centrissimo di San Vito. Ma tra l'altro, ma che profumo c'è? C'è un profumo buonissimo, chissà cos'era.
Ma che spettacolo. SS51, l'ho detto, non mi tiro indietro. Una delle strade più belle d'Italia. Dai, dai. Con questo rosa tipico delle Dolomiti. Dai. E tra l'altro, piccolo fun fact, la SS51 è la strada più smart d'Italia. Vedi questi pali neri che sono tipici, ci sono praticamente ogni 200-300 metri. Servono a monitorare lo stato della strada e nell'ottica che, eccone qua un altro, nell'ottica che le macchine saranno sempre più intelligenti, connesse e quant'altro, quelli lì saranno in grado di comunicare alle auto che c'è qualche pericolo, che la strada non è perfetta in quel punto, oppure comunicare anche ad ANAS, che chiaramente gestisce la strada e gestisce anche i paletti, eventuali code, disservizi, in modo tale da essere poi comunicati prontamente. Quasi me la stavo perdendo, è la pista di lancio delle Olimpiadi, per fare, non so, salto con lo sci, non so come si chiama esattamente quello sport, e comunque Cortina ha trovato proprio un bel posto in cui nascere, porca vacca. Cioè, il fascino di Cortina secondo me sta tutto qua, sta tutto in quello che è attorno. Cortina, Olimpiadi, però forse mancano due anelli sotto. Non me ne ero mai accorto, ma non capisco se sono sempre mancati o se c'è un motivo per cui ci sono solo due anelli. Forse perché ai tempi erano meno gli anelli. Posticino trovato, direi che qua starà benissimo. Come va Giulietta? Esatto, Giulietta sta morendo di freddo. Vado con la macchina. Adesso ne aggiungiamo qualcuno. Madonna, ci siamo messi qua che ci sono pullman, roba, è un casino. Aggiungiamo un po' di strati così i prossimi chilometri diventano un po' più fattibili. Magari andiamo un po' più piano. Esatto. Dai, a parte questo, ci stiamo un attimo riposando. Questo è lo scenario e direi che non è male. Piace molto. Oh, e io invece sto benissimo. Non so se ho trovato l'accoppiata vincente dei vestiti, ma farò un video riguardo su come mi vesto quando vado in moto, perché non sento assolutamente freddo. Dato che Giulietta aveva un po' di freddo, abbiamo aggiunto qualche strato. Molto adatto, direi, a Cortina, direi perfetto. E dopo aver coperto un po' Giulia, andiamo in direzione Dobbiaco. In realtà il grosso è fatto, ci rimangono davvero gli ultimi 30-35 km in direzione, ecco, esatto, 104 in realtà, quindi ce ne rimangono appunto una trentina fino a Dobbiaco, che forse sono anche però la trentina più bella. Qua, come vedi, ci sono le piste, là abbiamo tutto l'arco delle Dolomiti, uno spettacolo, e secondo me questo è anche il tratto più bello. Tra l'altro, ho visto il cartello prima, esattamente 29 km a Dobbiaco. È il tratto più bello perché è davvero nella natura, mentre fino adesso comunque eravamo, diciamo, sì, ok, però nella civiltà più totale. Qua invece, pian piano andando avanti, sarà sempre più così, ci addentriamo veramente nella natura e nelle Dolomiti, quindi è per quello che non vedo davvero l'ora. E questa era la foresta di cui parlavo prima, che col sole adesso è pure spettacolare. Bello, bello. Allora, benzina fatta, abbiamo 470 km di autonomia. Direi che ora Dobbiaco ci arriviamo, ma soprattutto ci torniamo anche, che è la cosa più importante. Da qui, in questa direzione, in realtà ci spostiamo e andremo un po' più a destra, diciamo. E per farlo in realtà ci sono 4-5 tornanti, mica male, e si sale in pochi metri, si sale non poco. Tra l'altro ho fatto anche cambio guanti, dai, siamo arrivati ai 4 gradi, quindi direi che era necessario. Molto probabilmente stanotte qua ha nevicato, era previsto brutto tempo nella notte, quindi magari nella notte ha nevicchiato. Infatti ci sono alcuni alberi che sono coperti. Qua c'è un punto abbastanza bruttino perché è stretto dietro una curva, qua proprio con la roccia. Bellissimo, l'ho detto che qua iniziava davvero il bello, con la neve alla nostra destra e qua il ghiaccio addirittura, lì è ghiaccio di brutto, ma che spettacolo, wow, bellissimi, bellissimo tutto. Ci aspetta mezz'ora
appunto questi 30 km, mezz'ora di spettacolo puro. E questo era il tratto che dicevo con il tornantino. Wow. Oh, qua ci addentriamo. Ci addentriamo davvero in un mondo magico. Mi viene in mente un sacco Narnia. Narnia c'è nel primo film, nelle cronache di Narnia, c'è la parte dove sono nella neve e sembra troppo quel paesaggio lì. Wow, bellissimo, mai mi sarei aspettato di trovarlo così, proprio perché evidentemente ha davvero nevicato stanotte, quindi ci sono un po' gli alberi con alcuni con una spolveratina di neve che rende tutto magico. Sarà solo da capire se al ritorno a casa Giulietta sarà ancora fidanzata con me o seppure mi considera definitivamente un pazzo. Dov'è? Ha fatto il pollice in su, quindi per ora dovrebbe essere tutto ok. No, ma questa strada è davvero... perché poi è molto scorrevole. Cioè, è chiaro che magari un passo Giao e poi perché poi arrivi in cima e è una vista spettacolare, è bellissimo, è d'accordo. Però è chiaramente un passo che si fa con il giusto tempo e la giusta attenzione. Mentre questa strada è molto più scorrevole, con un'arteria davvero importante, quindi può essere percorsa con molta più tranquillità, nonchalance, e non è affatto complessa. Perché, ora non vorrei ricordarmi male, ma gli unici tornanti che ci sono su questa strada sono quelli che abbiamo fatto prima. Tutto il resto è abbastanza semplice. E non mi stavo completamente perdendo lo spettacolo che abbiamo sulla nostra destra, perché evidentemente il sole non è ancora arrivato e quindi c'è ancora tutto la neve. Mamma mia, wow. E tra l'altro, se non sbaglio, proprio qui dietro ce n'è una. Questa strada ha delle case cantoniere stupende, davvero stupende. Peccato che però non sono tenute. Ma tra l'altro quella torretta lì non l'avevo mai vista. Cos'è, una torretta avvistamento? Beh, che sono davvero bellissime, però proprio abbandonate a se stesse, ed è un peccato. Ecco, ad esempio, questa è una. Cioè, la strada è tanto bella quanto le case cantoniere sono proprio abbandonate a sé. Tipo appunto questa. Però, vabbè, insomma, questo è. Arrivederci dalla provincia di Belluno ed entriamo nella provincia autonoma di Bolzano. Bellissimo. Bellissimo, bello che poi c'è il sottobosco fiorito e la neve sopra. 1500 metri, questa è l'altitudine massima che raggiunge questa strada e ce la stiamo proprio godendo. È spettacolare, anche perché molto probabilmente sarà uno degli ultimi giorni fino all'anno prossimo in cui si potrà vedere la neve. Ed eccoci a Carbonino, e qui a destra si va alle Tre Cime di Lavaredo. La strada è chiusa per le Tre Cime di Lavaredo, nel senso che è aperta solo d'estate, ma qua si raggiungerebbe proprio le Tre Cime, che sono su di là. Noi andiamo verso Dobbiaco e continuiamo di qua. Qualcosina si vede, che spettacolo. E quindi noi adesso qua c'è proprio il parcheggio, ci fermiamo un attimo. Di solito questo parcheggio è innevato, totalmente ghiacciato, quindi no, oggi è un po' più asciutto. L'ultima volta che è arrivato di certo non era in queste condizioni. E lì c'è appunto questa passeggiata, ma breve, saranno appunto 100 metri che ci porteranno al punto di vista. Lì sarebbe divertente, o forse no, andarci con la moto. Parcheggiamo e vi faccio vedere. Ed ecco qua, questo è proprio il punto panoramico originale, e quelle sono le Tre Cime. Quanto ci sta bene la guzzona nera in mezzo a tutto questo bianco, bellissima. Tra l'altro adesso abbiamo pure loro, i faretti fog light
SV Motec, oltre che a fare la loro porca figura, sono anche utilissimi per essere visti e per vedere. Lasciando alle spalle le tre cime di Lavaredo, ci dirigiamo verso, direi, quella che è la nostra ultima tappa, ovvero Dobbiaco. A destra si va a San Candido e quindi si raggiunge l'Austria, e sai bene cosa c'è in Austria, ovvero il Grossglockner. Non è tanto lontano dal confine qua con San Candido. Invece, andando verso sinistra, ovviamente si raggiunge Bolzano, si raggiunge Trento, si raggiunge le città più grandi dell'Alto Adige, del Trentino, ma si raggiunge anche il lago di Bryce, che in realtà da Dobbiaco il lago di Bryce è un quarto d'ora, 20 minuti, quindi una volta che sei qua effettivamente ha senso andarci. Siamo arrivati a Dobbiaco, dove la SS51 termina. Niente, non ci rimane che trovare un posto da mangiare. Nel dubbio in cui non riusciremo a trovarlo o qualsiasi cosa succeda, ti ringrazio come sempre per aver visto questo video e ci becchiamo alla prossima. Chissà, e speriamo che la prossima volta il tempo sia un attimo più bello per poterci godere una strada con più tranquillità, soprattutto con Giulia sulla sella posteriore. E andiamo verso il centro di Dobbiaco.